Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Keres e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete sentito dal titolo, oggi faremo un tutorial di come disegnare il volto manga. Scusatemi per questa immagine no senso di una chitarra, però iniziamo. Vai con la intro. Iniziamo con un cerchio. Questo cerchio non deve essere perfetto perché il disegno viene bene comunque. Partiamo facendo due prolungamenti, come questi, per poi prolungare al centro formando una specie di viso a V. Logicamente queste linee sono provvisorie. Facciamo una linea di simmetria per dividere, una linea per gli occhi, due piccoli prolungamenti per le orecchie e una piccola per la bocca. Non vi preoccupate, queste linee andranno cancellate e poi le andremo a ripassare con un pennarello o una penna. Adesso facciamo gli occhi. Primo occhio, secondo occhio. Ora andiamo con la bocca. Ecco la bocca. Vi consiglio sempre di fare un trattino sotto la bocca per dare l'idea di labbro inferiore. Ora andiamo con il naso. Questo è il mio tipo di naso preferito, però ovviamente ce ne sono anche altri stili e ovviamente potete decidere voi come farlo. Farò un video su queste piccole particolari, come anche le orecchie. Non vi preoccupate se sporcate con la matita il foglio, cancelleremo queste linee e le ripasseremo. Ora passiamo ai capelli, tracciamo la linea di contorno della testa per dare l'idea di capelli superiori, come questa. Anche questa non deve essere perfetta, poiché i capelli non sono sempre perfetti. Questa è una frangia basic per darvi l'idea, ma ovviamente potete farla come volete, poiché le possibilità sono infinite. Un mio consiglio è di aggiungere molti dettagli. Per partire a fare i capelli che scendono dobbiamo innanzitutto fare il collo e quindi la parte superiore delle spalle e le orecchie, che poi andranno a scomparire, quindi le cancelleremo, se i capelli che fate le coprono. Questo è un esempio di capelli che copre tutto. Io ho aggiunto molti dettagli, come per esempio le linee che sarebbero i capelli che scendono, e non ho cancellato le orecchie, perché i capelli che ho fatto appunto non le coprono. Poi ho aggiunto dettagli anche qui sulla frangia, rendendo così più realistici i capelli. Ecco, potrebbe essere finito, ma dobbiamo ancora cancellare le linee e ripassarle con un pennarello. Ecco il nostro disegno finito. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se un po' corto, ma sono riuscita a fare un tutorial che restringe tutto quello che c'è più o meno da sapere per disegnare un volto basilare. Comunque farò altri tutorial con piccolezze che vi aiuteranno a rendere i vostri disegni migliori. Spero che questo video vi sia piaciuto e lasciate like. Ciao!